Ragazzi per bene nostri siciliani, rivista bellissima editoriale scontata sul Sole 24, la coalizione dell'innovazione e dello sviluppo contro quella della vita. Queste tre cose fanno questo paradigma. Paradigma unitario. Questa è l'importanza del tutto. Io, caro Massimo, rileggo, perché poi ci potremmo discutere settimane, solo voglio riprendere un punto brutale. Bisogna mettere in campo un nuovo soggetto, scrive a pagina 229. Due punti, un vero e proprio Stato federale del Mezzogiorno. Guarda, questo è il punto centrale. Il resto sono chiari. Vogliamo discutere di cose semplici. Questa è la specifica, qui si sa. Questo è il punto. Che distrugge tutti gli altri paradigmi. L'idea non è nuova. Essa riprende in circostanze nuove il grande progetto della rivoluzione meridionale di Guido Rossi, Santo Guido Rossi, e della Costituzione meridionale federalista di Gaetano Salvemini. Potrei aggiungere Sturzo Giovane e anche Napoleone Colaiano. So che il professore architetto mi redarguirà. Un governo autonomo del Mezzogiorno santamente ancorato a una Costituzione nazionale autenticamente federale. Questo è il punto. Così difendiamo la Sicilia, la rinnoviamo, difendiamo la Calabria, rinnoviamo il Sud, difendiamo l'unità d'Italia in modo federalista, facciamo una vera Repubblica federalista e non sicilista. Questo sì, riportiamo i limiti del regionalismo dentro un livello più alto. Non distruggiamo il regionalismo, lo sussumiamo a un livello più alto. Non possiamo continuare a giocare l'interregionalità che scriviamo nei programmi operativi 2006-2003 e poi non si fa niente. La macro regione sono i dati statistici, pur interessante ottima della Siemens, per l'amor di Dio. Manca il manico, la soggettività politica, la rappresentanza politica, la potenza politica. Quindi, questo è il punto centrale. C'è anche l'assemblea parlamentare, Giorgio Ruffolo, facendo finta che provoca da grande rete, che è una provocazione, è una lezione. Quindi non vorrei che anche noi, diciamo, strumentalizzando la sua signorità, facciamo finta che è una provocazione, questo è un piano di lavoro, che ora avremmo dovuto pensarci già 15 anni fa. Questo è il punto centrale della regione. Poi, solo questo, magari, cioè, dopodiché, Giorgio Ruffolo non era a suo dovere, perché lui in realtà è un padre della patria, è gentile, si dirà, e quindi si rivolge a tutto questo ragionamento. Questo ragionamento è rivolto a tutte le scuole politiche, se esiste. A cominciare dai miei amici carissimi del PD. Se ci sono devono rispondere a troppo. Adesso. Uomini di buona volontà, perché cultura è così, si fa cose buone dappertutto, e questo non lo dice Ruffo, anzi c'è attenzione ai film di partiti politici, però un problema corrispondente, federalizzazione della politica c'è, professore. Quindi o parti da Roma e c'hai il coso grosso presunto nazionale e si federalizza e poi si confederalizza di nuovo dal basso verso l'alto, o parti dal basso e ci sono i movimenti sociali, culturali, economici, movimenti siciliani d'azione, vuol dire l'azionismo, movimento calabrese d'azione, riformista e innovativo, federazione dei movimenti economici, culturali e politici, d'azione. La federazione sì, il movimento meridionalista d'azione. E quando hai coraggio lo chiami partito. Questo è l'altro passaggio. Che significa? Partiti veri, democratici, popolari, sociali.
antipopulisti e partiti non personalisti. In cui comandano gli iscritti, anche sugli eletti, bravi voi. C'è la rotazione obbligatoria degli incarichi, la non duplicazione. E quando uno lo fa, lo calci a calci nel sedere fuori. Perché qualunque deputato non controllato che fa, farà quella che non cresca il finto partito di tutti quanti. È chiaro? Sa, ci vuole 3 minuti per farlo, che non deve essere né leggero né pesante, organizzato. Spieghiamoci un minuto. Ecco, si sono barzellette. È chiaro? Perché senza partiti non c'è democrazia. Senza democrazia decade la Repubblica nella corruttela. Per intanto. Per salvare la democrazia e la Repubblica bisogna rifondare i partiti. E infine, ho finito, il punto di partenza è la realtà. Non partite di opinioni, di disopinioni mediali, cose di che cosa stiamo parlando. Partite in cui il movimento dei contadini siciliani che disperatamente morsero, stanno difendendo l'esistenza, abbia potenza sindacale trasversale, al di là dei sigle sono al servizio. Anche io che da bambino ho fatto il sindacalista. E si costruiscono la rappresentanza politica, non corporativa, come parte di un corpo di rappresentanza interclasse. Lo chiamo il movimento degli artigiani, di migliaia stanno chiudendo un giorno. Siamo dentro una crisi globale e ci sta uscendo. Il movimento degli operatori micro. Poi c'è quello. Qui si indennizza a rappresentare. Com'è? Come fare? E la gente è lo dico volentieri. E quindi conflitto sociale democratico, uso questa parola, conflitto. E a questo punto, poiché siamo a guerra di una crisi che sta uccidendo parti del mondo, la crisi globale, l'Italia, la base della precipitazione della crisi politica nazionale e della crisi economica, il nostro presidente, che è partito in via innovatrice, ha sfidato tutti i poteri, facendosi inviare, è capitato con un guaio che non previsto, e quando è arrivato a Palazzo Corte è esposta la crisi economica mondiale, e si capisce. Non c'è una svolta, un decoro, un rilancio, un reinizio, che è politica e economica. L'operazione anticiclica che non abbiamo saputo fare a livello nazionale per tanti ora va fatta adesso. Prima, perché fa 5 anni che devo aspettare gli effetti della banca del mezzogiorno di Tremonti, quando siamo morti, e di seguire tra i conti morti. Siamo a 3 anni di una crisi che sta uccidendo il sud, no? Non è colpa di tutto, è chiaro. Quindi bisogna fare una svolta economica violenta e una svolta democratica e politica. E da questo punto di vista, ognuno si assume le sue responsabilità. Dico al mio amico presidente, che stimo il servizio, anche come ideologo presuntore, non so, che noi da domattina Raffaele, c'è subito, vari centinaia di noi anche in questa stanza, ci mettiamo in movimento a contribuire, a concepire, a fare lo Stato federale d'azione, il movimento meridionalista d'azione, che può essere anche partito sui partiti, la competizione che si in Sicilia, in Calabria, un bellissimo movimento d'azione siciliana, molto sociale, molto guerriero. Così forse renderemo anche utilissima una parte di tragedia a questa legislatura che comunque è nata sul sistema dell'innovazione. Ok? Grazie.